che è tutto in pompa. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzi, siamo su PC e vi devo far vedere il primo gameplay della nuova auto segreta che si chiama la Nero. Vi farò vedere precisamente la Nero Custom. Ragazzi, io vi dico che è qualcosa di veramente spettacolare. È una macchina che non vedo l'ora che esca su GTA per PS4, perché è veramente bella. Se volete anche il gameplay dell'altra macchina, l'altra Progen, che adesso non mi stanno venendo tutti i nomi, dobbiamo arrivare a 250 like per questo video. Se arriviamo a 250 like, vi faccio il gameplay dell'altra macchina segreta. Innanzitutto apriamo il mod menu, andiamo su Vehicle Option, Vehicle Spawner, andiamo su Super ed eccola qua ragazzi, la Nero e la Nero Custom. Ecco, ora c'è anche l'altro nome. Se arriviamo a 250 like, vi faccio il gameplay della Italy GB Custom, che sarebbe l'altra macchina, la DLC, la nuova Progen, e così via. Comunque ragazzi, ci spawniamo la Nero Custom e poi vabbè, vi faccio anche vedere che questa è la Nero normale, la classica Nero. Comunque oggi farò vedere il gameplay della Nero Custom. Allora ragazzi, innanzitutto modifichiamo al massimo il veicolo. Ok, perfetto. E ragazzi, questa è la Nero Custom, è una macchina spettacolare, si chiama Truffade Nero Custom, sarebbe la nuova Bugatti, diciamo così. E posso dire che è veloce, non arriva a una Progen T20, ma è, vi dico la verità, è più veloce di un Adder, sicuramente è più veloce. La cosa che mi ha colpito di più di questa macchina, ragazzi, è l'estetica, perché è veramente bella. Io mi scuso che non vedete i dettagli alti, ma con questo PC non riesco a mettere i dettagli alti, perché sennò si abbasserebbero di tantissimo gli FPS. Quindi ce l'ho così. Comunque ragazzi, ditemi se vi piace questa macchina, è veramente veramente bella. Le modifiche al completo chiaramente poi ve le farò vedere su PlayStation 4 quando uscirà, chiaramente uscirà di martedì, eccetera eccetera. Vi voglio far vedere anche gli interni ed è così ragazzi, è veramente bella. Chiaramente c'è il contachilometri, tutta tipo Benny Edition, perché questa ragazzi si può modificare da Benny. Ieri sera tipo mi sono messo a nerdare tantissimo con questa macchina, perché mi piace veramente tanto. Vi volevo far vedere magari anche le altre livree che ci sono, perché non è solo questa. Vi faccio vedere le altre livree, questa è quella classica ragazzi, vi faccio vedere le altre livree. Poi c'è questa qua che è quella semplice, quella Cruwex che sarebbe questa qui, la Pendulus, la Biljaco bianca, la Biljaco blu, che questa qua mi piace tanto. Poi c'è la Junkie Energy Drink, che sarebbe quella che avete visto negli screen americani, loro ce l'hanno arancione. Poi c'è la Sprank, questa qua, la Jackal turchese e la Jackal rossa, che sarebbe questo qui ragazzi. Sinceramente non mi fanno impazzire le livree con le scritte, ma questa macchina secondo me è da fare senza scritte nere e blu, per come quella diciamo originale ragazzi, perché secondo me è la più bella. Questa qua è la stock livrea e ragazzi è veramente veramente bella. Ragazzi, ho messo questo blu come quello delle foto e secondo me ci sta tantissimo. Poi ragazzi, se avete notato, ho messo i cerchioni stock, che secondo me sono i più belli, sono veramente veramente fatti bene. Comunque questa macchina ragazzi sarà secondo me utile per le gare. Io ora ce l'ho modificata al massimo, ma non mi convince sinceramente l'accelerazione, perché veramente ci mette tanto ad accelerare. Però poi ragazzi, quando prendiamo diciamo così la velocità, chiaramente ho messo i danni invisibili, non ci facciamo danno alla macchina. Quando prendiamo magari la massima velocità, posso dire che scappa, va parecchio veloce. Ora ve la faccio anche vedere, cercando di non sbattere perché c'è un traffico assurdo. Comunque è più veloce di un Adder, però non mi convince ancora. Io ce l'ho comunque modificata al massimo. Che dire, è veramente bella. Se volete il gameplay dell'altra macchina, la Italy, dobbiamo arrivare a 250 like e io domani vi prometto che ve lo porto. Ve la faccio giusto vedere, e quest'altra è un'altra macchina spettacolare. Ve la faccio vedere così vi ricordo qual è. Sarebbe questa ragazzi,
è questa, vi dico subito che è molto più veloce della macchina che abbiamo provato prima. Vi dico solo questo, non faccio più niente. Comunque ragazzi, la macchina è questa qua e l'avremo nei prossimi martedì. E questa qua ragazzi è una macchina che è veramente veramente veloce e si vede che è una ProGen comunque. Quindi per questo video è tutto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, ditemi che ne pensate della truffate nero e se non vedete l'ora di averla anche voi perché è veramente veramente bella. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete questo video, a 250 like vi porto il gameplay di questa macchina e vi farò vedere anche le altre livree e anche l'interno. E niente ragazzi, per questo video è davvero tutto, noi ci becchiamo ragazzi al prossimo video, bella!